Bene, bentornati tutti quanti, buona ripresa di anno scolastico. Riprendiamo da dove abbiamo lasciato l'anno scorso, dall'algebra, cioè dalle equazioni. Abbiamo visto l'anno scorso le equazioni intere di primo grado. Qui vediamo qualche esempio e soprattutto le tecniche e i principi di equivalenza che si usano per risolvere le equazioni. Okay. Per equazione si intende una qualunque espressione che comporti un'eguaglianza tra espressioni o polinomi che contengono almeno una lettera, di solito la x, che funge da incognita, cioè la lettera rappresenta un numero di cui a priori non conosciamo il valore, che può esserci più di una lettera, di solito una funge da incognita, d'accordo? Se, come in questo caso, l'equazione presenta l'incognita non al denominatore, okay, e al massimo la prima potenza, l'equazione viene classificata come intera di primo grado. È razionale perché comporta solo operazioni dell'algebra, non ci sono le radici. D'accordo? Risolvere l'equazione significa determinare quello o quei valori, cioè quei numeri che messi al posto della lettera rendono vera l'espressione, cioè che numero devo mettere al posto della x affinché questa espressione sia uguale a questa. A priori non tutti i numeri vanno bene. Se al posto di x metto 0 ottengo un'espressione che è falsa, perché non è vero che meno 2 è uguale a 1. Ok? Ripeto, risolvere l'espressione significa trovare qual è quello, quindi ne abbiamo uno, o quei valori, se sono di grado superiore, che posso mettere al posto della x per rendere vera quell'espressione. D'accordo? Per risolvere, cioè per individuare le soluzioni, non faccio altro che riscrivere l'equazione in modo tale che ottengo un'espressione equivalente a quella di partenza, cioè che è vera per gli stessi valori della x, fino ad arrivare a un'espressione del tipo x uguale a qualcosa che non contenga la x, che mi darà la soluzione. Anche questa è un'equazione, è automaticamente risolta, ma anche questa è un'equazione. Ok? Quindi non faccio altro che riscriverla tenendo presente che cosa? Tenendo presente due regole molto semplici, che si chiamano principi di equivalenza. Che significa equivalenza? Due equazioni possono differire per molte cose, tra le quali il grado, il coefficiente, eccetera, ma se hanno tutte e sole le stesse soluzioni, cioè se i valori dell'incognita per una che soddisfano l'equazione sono gli stessi valori che soddisfano anche l'altra equazione, allora si dicono equivalenti. Detto in altre parole, le due equazioni sono equivalenti se hanno le stesse soluzioni. Tutte le stesse soluzioni. Okay. Quindi, devo fare in modo che, pur mantenendo le stesse soluzioni di quelle di partenza, l'equazione assuma questa forma, che mi dà tecnicamente la soluzione. Per farlo utilizzo appunto i principi di equivalenza, che non sono altro che due considerazioni abbastanza elementari che potete facilmente immaginare pensando che questi siano i piatti di una bilancia e questo è l'ago. Se i due piatti della bilancia sono in equilibrio posso cambiare quello che c'è su un piatto e sull'altro, ma per mantenere la bilancia in equilibrio devo farlo in un determinato modo. Ok? Per esempio,
se aggiungo, tolgo qualcosa al piatto di sinistra, devo fare la stessa cosa al piatto di destra, se una bilancia non è più in equilibrio. Ok? Primo principio di equivalenza, posso sommare o sottrarre a destra e a sinistra dell'uguale una stessa quantità, espressione, e l'equazione che ottengo è equivalente a quella di partenza. Nel nostro caso, okay, per avere solo x a sinistra, la prima cosa che posso fare è, posso cancellare questo, sommo a destra e a sinistra qualcosa che cancelli questo 2x, perché non voglio che x sia a destra, voglio che sia solo a sinistra. Che cosa posso sommare affinché il 2x si cancelli? Il suo opposto. Quindi sommo a destra e a sinistra meno 2x, in modo tale che meno 2x a destra cancella questo e ho x solo a sinistra. Questo si può dire in un altro modo, si può dire prendo il 2x, lo sposto a sinistra dell'uguale cambiandogli di segno. In realtà questo spostamento, okay, non è come dire mando una lettera, invio un pacco. In matematica, in algebra, questo spostamento significa sommare a destra e a sinistra l'opposto di ciò che voglio che qui sparisca. Okay? Se volete potete, potete anche vederlo in questo modo. Posso spostare questo termine a sinistra, ma se lo faccio devo cambiare il disegno. In realtà quello che sto facendo è sommo meno 2x, il che è equivalente. Quindi a sinistra mi ritrovo 3x meno 2 meno 2x e a destra ho 2x più 1 meno 2x. Questo 2x questo 2x vanno via, perché più 2x meno 2x fa 0. Ecco che quello che ho ottenuto è che questo 2x che prima era a destra, adesso è a sinistra, ma il segno è cambiato. D'accordo? Poi, adesso sì, ho solo x a sinistra, però questo 2, questo meno 2, voglio portarlo a destra, perché a destra andranno tutti i termini, tutti i monomi che non contengono l'incognita. Inoltre questi due sono sommabili. Questo e questo sono simili. Quindi posso sommarli. 3x meno 2x fa x. E aggiungo, per far sparire il meno 2, aggiungo più 2 a destra e a sinistra, oppure equivalentemente prendo il meno 2 e lo sposto a destra cambiandogli di segno e mi ritrovo a destra con questo meno 2 che diventa più 2 e il più 1 che riavanza da prima. Quanto fa 1 più 2? Eureka! La soluzione dell'equazione è 3. E se ho sbagliato i calcoli? Come faccio? Devo fare la verifica. Che significa fare la verifica? Beh, ho ottenuto la soluzione, vedo se funziona. Cioè, riscrivo l'equazione in modo tale che al posto di x metto 3 e vedo se quello che ho a sinistra è uguale a quello che ho a destra. E ottengo 3 per 3 meno 2 a sinistra e 2 per 3 più 1 a destra. 3 per 3 fa 9 meno 2 2 per 3 più 1, quindi dove scriverò sotto, ma concedetemi questo spazio, ottengo 7 uguale. La soluzione è buona o da rifiutare? È buona, funziona. E ne ho trovata una sola, non è un caso.
è tutto questo. Tutte le equazioni di primo grado si risolvono in questa maniera, applicando in modo opportuno i principi di equivalenza. Tutto chiaro? Proviamo un altro esercizio. Vanno separati. Per separarli devo togliere le parentesi, per togliere le parentesi devo fare le operazioni coinvolte nelle parentesi. Ok? Quindi qui devo fare un prodotto 2x meno 4 più 5 e devo moltiplicare per meno 1 meno x meno 3. Ok? Qui a destra ho una x che posso portare a sinistra cambiando il disegno, e a sinistra ho il meno 4 più 5 che posso sommare subito o portarli a destra e poi sommare indifferente. Anzi, me ne parlo subito. Posto x a sinistra e cambio di segno. Se c'era più diventa meno, se c'è meno diventa più. E sposto l'1 a destra, anche questo con un cambio di segno. Ok? Attenzione alla parola spostare. In realtà sto sommando l'opposto di ciò che voglio che cambi il termine. E mi ritrovo con 2x più x. 2x c'era prima, più x viene da qua, cambiato di segno, uguale al meno 3 che c'era prima, e questo 1 diventa meno 1. 2x più x fa 3x, meno 3 meno 1, meno. Quindi per avere x devo, secondo il principio di equivalenza, se voglio che il piatto della bilancia rimanga in equilibrio, se qui ho 3 volte x, per avere x devo dividere per 3, ma devo farlo anche a destra, devo fare la stessa cosa, secondo il principio di equivalenza. Posso moltiplicare o dividere tutto ciò che c'è da una parte e tutto ciò che c'è dall'altra è uguale per una stessa espressione, e l'equazione che ottengo è equivalente a quella di partenza. Qui mi serve dividere per 3. 3x diviso 3 e meno 4 diviso 3.
i 3 e 3 mi dà 1, quindi mi rimane x a sinistra e meno 4 terzi a destra. Fatemi fatta. Verifichiamo la soluzione. Sempre fidarsi, ma non fidarsi è meglio. Però mi serve un altro foglio, cambiamo pagina. Gli riscrivo l'equazione mettendo il posto di x meno 4 terzi. Mi viene 2 per meno 4 terzi meno 2 più 5 a sinistra e meno 1 per meno 4 terzi più 3 a destra. Ok? Tutto chiaro? Ora, meno 4 terzi meno 2, sommo, 1 come meno 2 è 3, 3 diviso 3 fa 1, per meno 4 fa meno 4, quindi come se ci fosse diviso 1, 3 per diviso 1 fa 3, per meno 2 meno 6, poi più 5, qui ho meno 1 per meno 4 più 9 al numeratore, per lo stesso motivo. Meno 4 e meno 6 fa meno 10, qui ho meno 10 terzi, 5 e qui ho meno 1 per 9 meno 4, 5 più 5 terzi. Quindi a destra ho meno 5 terzi, a sinistra 2 per meno 10, meno 20 terzi, più 5, e a destra ho meno 5 terzi. Sommo il meno 20 terzi 5, posso andare avanti? Mi ha detto di no. Dimmi quanto ci sei. Quindi, 3, meno 20, più 3 per 5, 15. Meno 20, più 15, meno 5. Non è buona. Meno 4. Tutto chiaro? Sì. Non per tutti. Io sono solo più di questo. Non sto imbarazzando. Io ho meno 4 terzi. Può succedere, e succederà, diciamo dopo, che questa è un'equazione? Sì, perché? C'è un'uguaglianza e c'è un'incognita. Soddisfa le richieste di alcune equazioni. Di che grado è? Di secondo grado. Perché? Perché se sviluppo questo prodotto, questo mi ritrovo con un x alla seconda. Però questo è un secondo grado apparente. In realtà poi le x alla seconda si semplificheranno. Cioè durante la manipolazione, come si chiama, dell'equazione, i termini di grado
tutti si buttano, ok? Quindi non prendete paura, può succedere che ci siano danni a livello superiore. Certo, se durante un esercizio non vi sparisce il danno di vista, a seconda di che abbiamo fatto solo quello di primo grado, significa che avete sbagliato carica. Oppure che il professore è stato talmente cattivo che vi ha dato le cose di secondo grado quando non è stato fatto. Questo è anche possibile. Questo è un prodotto notevole. A volte ritornano. È una somma per differenza di binomio che si sviluppa in quadrato del primo meno 4 del secondo, per gli amici. Questo è un prodotto notevole. Di che tipo? Quadrato del binomio. Quadrato del primo, quadrato del secondo, dopo prodotto. Quadrato del primo, la seconda, quadrato del secondo più 1, dopo prodotto meno 2x. Ok? I termini x alla seconda, come vedete, sono identici a destra e a sinistra dell'uguale. Se io a destra e a sinistra della bilancia ho uno stesso oggetto e tolgo i due oggetti dai due piatti, la bilancia rimane in equilibrio o no? Sì. Certo. Quindi questo li butto via. Deve essere esattamente la stessa espressione. Stesso valore, stesso segno. E ottengo, a sinistra mi rimane meno 4, a destra 1 meno 2x. Siete d'accordo? Quindi sposto il meno 2x a sinistra che diventa più 2x. Il meno 4 a destra che diventa più 4, più 4. L'1 l'avevo da prima. 2x uguale 4 più 1 che fa? 5. Se due banane costano 5 euro, quanto costa una banana? 5 mezzi euro. 2 euro e mezzo. Devo dividere per 2. 5 e mezzo. Verifica. Tutto chiaro fin qua. Riscrivo 5 e mezzo al posto della x a destra e a sinistra dell'uguale. Attenzione, per fare, questo non l'ho detto, ma per che sia ovvio, per fare la verifica devo partire dall'equazione così come mi è stata data, non in passaggio intermedio, ok? Non posso partire a metà strada, devo partire dal testo dell'equazione. Quindi 5 mezzi più 2 per 5 mezzi meno 2 uguale a 5 mezzi meno 1 alla seconda. Qui anche posso sfruttare il prodotto notevole, posso fare la differenza oppure sfruttare il prodotto notevole, non c'è problema. Quindi 25 quarti meno 4 è uguale a che invece mi conviene sommare prima di fare il quadrato. Qui sommo questi due termini. 4 per 4 fa 16. 5 meno 2 3. 25 meno 16 9. 3 alla seconda 2 alla seconda. L'equazione, la soluzione, pardon, è buona. Sì.
Questo, anche se si vede male, in realtà è un più, Ops. Questo è finiva. Tu potete fare indifferentemente, fate prima la somma se fate il prodotto, oppure utilizzate il prodotto notevole, uguale. Ecco, 1 meno x diviso 4 meno 1 è uguale a 2 più x al numeratore diviso 2. Questa è un'equazione sì intera, sì di primo grado, ma i coefficienti sono frazionali, sono le frazioni, fanno gli stessi principi, ok? Cioè devo riscrivere l'equazione in modo da mantenere l'equivalente alle precedenti fino ad avere solo la x a sinistra e un numero a destra. Io però ho più strade. La prima strada è quella di isolare i monomi. Qui ho una frazione che ha un numeratore con due termini, due monomi. Okay. Per riuscire a spostare il termine che contiene solo la x devo spezzarli in due. Questa è una possibilità. Oppure, per evitare di avere frazioni multiple, tolgo tutti i denominatori, moltiplicando tutti i termini, secondo il principio di equivalenza, tutti i termini a destra e a sinistra dell'uguale per quale termine? Il minimo comune multiplo dei denominatori. Le due strade conducono allo stesso risultato. Qui per esempio possiamo moltiplicare per il minimo comune multiplo tra 4 e 2 è 4. Quindi tutto ciò che è a sinistra, tutto ciò che è a destra dell'uguale va moltiplicato per 4. Quindi 4 per questa frazione mi dà, che lo scrivo, sviluppo le parentesi, 4 per la prima frazione e poi 4 per meno 1. Qui posso togliere le parentesi perché dentro ho una frazione sola e adesso posso semplificare. Questo 4 e questo 4 mi danno 1, questo 2 e questo 4 mi danno 2. 4 diviso 2 fa 2. Adesso non ho più denominatore e mi rimane il numeratore di questa, 1 meno x, diviso 1, che fa 1 meno x, meno 4, uguale, qui viene 2 per il numeratore di questa, quindi 2 per 2, 4 più 2, qui per avere tutti gli x a sinistra e tutti i termini senza x a destra prendo il 2x e lo sposto a sinistra e l'1 e meno 4 e li sposto a destra cambiando loro di segno. Ok? E ottengo andare avanti? Sì, sì. Ottengo, ripeto, a sinistra mi rimane meno x, il 2x che veniva da destra dell'uguale diventa meno 2x, uguale, a destra devo 4,
a cui aggiungo meno 1 e un più 4. Dopodiché sommo i termini simili. Meno x meno 2x fa meno 3. Meno 3x. 4 più 4, 8, meno 1. Qui per avere x cosa devo fare? Devo dividere per meno 3. Poi tengo x uguale a meno 7. Fate la verifica a casa perché tra poco suona. Tutto chiaro? Sì. Bene. Continuate a fare gli esercizi da qui a pagina. Thank you.